Sappiamo che a causa delle epidemie di coronavirus il 2020 non è stato un anno facile per nessuno. Nonostante questo, Torrita Web TV non si è fermata, continuando nel limite del possibile a dar voce agli eventi culturali e sociali, ai personaggi e alle associazioni delle comunità torritese. A fine gennaio scorso siamo partiti con la consueta celebrazione del santo patrono di Torrita, San Costanzo, il 29 gennaio, con un servizio dedicato alla storia del santo. A metà febbraio c'è stato il servizio dedicato alla sesta edizione del concorso Crogetto più Buono, organizzato dalla Confraternita di Misericordia di Torrita, per poi passare alla cena Prepalio 2020, organizzata il 29 febbraio dal gruppo Sbandieratori e Tamburini di Torrita. Purtroppo il palio non è stato corso a causa del Covid e non abbiamo potuto condividere con voi la settimana di festeggiamenti. A partire da domenica 29 marzo fino a domenica 3 maggio sono state trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube di Torrita Web TV e sulla nostra pagina Facebook 6 puntate denominate Dirette per Torrita, alle quali hanno partecipato il nostro sindaco Giacomo Grazzi, il nostro parroco Don Andrea Malacarne e tutta una serie di personaggi e associazioni, come la Misericordia e la Pubblica Assistenza di Torrita, l'Associazione Le Rondini Onlus di Torrita, l'Associazione Sagra San Giuseppe e, nella diretta dedicata al Torrita Blues, i rappresentanti dell'Associazione Culturale Torrita Blues. E ancora, la SD Fides Torrita Volley, la Filarmonica Guido Monaco La Samba, il gruppo di Majorette Brio Samba Ballet, oltre alla ballerina Francesca Del Toro e al musicista Alessio Benvenuti. Poi, domenica 10 maggio è stata la volta del Borgo dei Libri 2.0. Torrita Web TV è stata lieta di trasmettere una puntata dedicata a questo importante evento culturale torritese. Il 13 giugno c'è stata la puntata dedicata alla riapertura e alla benedizione da parte di Don Andrea dei campini di Torrita, dopo i lavori da parte della Contrada Stazione. Il 21 giugno, invece, doppio evento dedicato alla musica. Prima risuona Valdichiana, organizzato dal Cantiere Internazionale d'Arte di Montepulciano e dalla banda Filarmonica La Samba di Torrita. E poi la Festa della Musica 2020, organizzata dall'Associazione Culturale Torrita Blues. Il 30 giugno abbiamo trasmesso in diretta streaming un'anteprima del Torrita Blues 2020, con Luca Romani e Alessandro Giannini, in cui abbiamo parlato degli artisti della 32esima edizione del Torrita Blues. Imperdibile anche il servizio sulle due serate del blues, che si sono tenute il 10 e l'11 luglio 2020, con le interviste alle band partecipanti. Giovedì 30 luglio ecco il servizio dedicato al concerto d'estate a cura della banda di Torrita, Filarmonica La Samba. Terminata l'estate 2020, il servizio del 3 settembre ripartono le scuole a Torrita, dedicato all'incontro con l'amministrazione comunale e i dirigenti dell'Istituto Comprensivo di Torrita con i genitori e gli alunni torritesi. Ancora un altro imperdibile servizio dedicato all'evento del 5 settembre, promosso dalla parrocchia di Torrita e patrocinato dal Comune di Torrita, dalla diocesi di Montepulciano Chiusi Pienza e dalla Proloco di Torrita. Un itinerario delle chiese ristrutturate di Torrita Paese, un percorso di arte e fede. Sabato 26 e domenica 27 settembre, invece, il servizio è dedicato alla seconda edizione di Torrita Biodiversità, Festa dell'Agricoltura, svoltasi a Torrita presso il Parco Nil dei Otti. Il 4 ottobre, in occasione della Giornata Nazionale Associazione di More Storiche Italiane, ci siamo spostati a Monte Follonico per una visita guidata gratuita presso il Giardino Marcelli, a cura della Proloco di Monte Follonico. Per finire, il servizio dell'11 ottobre, in occasione della partita di tamburello a Muro, nella giornata del 16° Memorial Amerigo Baccioli, presso il gioco del pallone di Torrita. Con questo, Torrita Web TV augura a tutti voi un sereno Natale e un felice anno nuovo. Per finire, ecco i saluti e gli auguri da parte di alcuni ospiti di Torrita Web TV di quest'anno. Buone feste e che siano piene di gioia e felicità.
Salve a tutti, che dire, solo soletto in questa sede di contrada. Speriamo presto di tornare a vivere di nuovo tutte le nostre emozioni. Buon Natale a tutti. Il gruppo Sbagliatori e Tamburini augura a tutti buone feste e un felice anno nuovo. Salve a tutti i torinesi e tanti auguri di Buon Natale. Come ha detto il Pontefice qualche giorno fa, il prossimo sarà l'anno di San Giuseppe e noi siamo sicuramente fiduciosi nel riuscire a festeggiarlo nel modo più importante possibile per noi, torinesi, e per quello che ha detto il Pontefice. Tanti auguri di Buon Natale e a presto! Auguro a tutti un sereno 2021, pieno di salute e certezze, quelle che non abbiamo avuto in questo periodo. Ringrazio tutti i volontari, dipendenti ed il Consiglio e tutti coloro che si avvicinano per vari motivi alla nostra associazione. La pubblica assistenza augura buone feste a tutti. Auguriamo un buon Natale a tutti con la misericordia, da parte di tutti i confratelli, e che il Natale 2020 ci faccia dimenticare tutto quello che abbiamo passato. Ovviamente noi, come vedete, siamo sempre qui per aiutare i bisognosi, perché il Natale è una festa in cui non si può lasciare indietro nessuno. Quindi facciamo un bel augurio tutti insieme. Buongiorno, io sono Giuliano Iannunzio, presidente dell'Associazione delle Rondini di Torritagiano. Io insieme al Consiglio vogliamo fare gli auguri di Buon Natale e di buone feste ai nostri ragazzi delle Rondini, alle famiglie e a tutti i volontari. E niente, io vi auguro di nuovo tanti auguri e speriamo di uscire da questa situazione quanto prima e senza dubbio più forti di prima. E di nuovo grazie, auguri di Buon Natale, buone feste a tutti, da parte mia e da parte di tutto il Consiglio. A nome della Polisportiva Torrita e del presidente Giuliano Scarpini, l'augurio a tutta la cittadinanza di trascorrere in serenità le prossime festività. Tanti auguri dal Torrita Blues. Tantissimi auguri di Buon Natale a tutti gli amici e gli appassionati del blues. Con la speranza che il 2020, che sta per terminare, porti via tutto quello che di brutto c'è stato quest'anno. E che il 2021 sia un anno prospero e pieno di salute per tutti voi. Tanti auguri e felicità dal Torrita Blues. Buone feste. Tanti auguri di Buon Natale e di un felicissimo anno nuovo dal Torrita Blues. Un abbraccio a tutti. Buon Natale a tutti. Felice anno nuovo, che sia davvero nuovo, è diverso, sereno, prospero e soprattutto buon Torrita Blues, perché nel 2021 ci saremo. Ciao a tutti. Auguri dall'Associazione Culturale Torrita Blues. Auguri, ovviamente, blues. Buongiorno, sono Andrea Tonini, presidente del Proloco di Montefollonico. La Proloco e tutte le associazioni di Montefollonico fanno gli auguri a tutti per questo Natale un po' particolare. Auguroni. Un augurio di buone feste a tutti i cittadini di Torrita e Montefollonico in questo periodo che abbiamo vissuto un po' particolare per tutti. Dobbiamo avere la forza ancora di più di stare uniti e compatti come comunità.
quindi un augurio di Buon Natale e Felice Anno Nuovo, e grazie agli amici di Torrita Web TV per il montaggio che sarà come sempre magistrale. Ciao a tutti! A tutti cari torritesi e montanini, gli auguri più belli per questo Santo Natale, che sia un Natale davvero sereno, pieno di gioia e di tanta pace, nonostante il difficile momento che stiamo vivendo, con l'augurio di poterlo superare quanto prima, velocemente e in maniera serena. Tanti auguri! Torrita Web TV augura a tutti voi un sereno Natale e un felice anno nuovo. Tantissimi auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo da Torrita Web TV. Ah, è fortunato a seguirci, eh?